Berlusconi negli anni passati aveva già messo in conto di dover scappare dall'Italia. L'avvento dell'informazione libera del web, una informazione senza un padrone e senza censure, ha rappresentato uno spauracchio per Berlusconi. Berlusconi si è visto smascherato man mano che l'informazione libera ha raggiunto gli italiani tramite la rete. Prevedendo tutto questo, Berlusconi si è salvaguardato pagando il biglietto per potersi garantire la fuga in Russia. Negli anni passati, Berlusconi, circuito da Putin il quale si è finto suo amico, ha firmato in veste istituzionale dei contratti capestro che riguardano le forniture di gas provenienti dalla Russia. Berlusconi non aveva alcun titolo per firmare contratti di questa portata. In Ucraina la premier Timoshenko, coinvolta in un caso analogo, è stata condannata al carcere per abuso di potere. I contratti capestro russi prevedevano che l'Italia acquistasse tramite l'ENI enormi quantità di gas che non sarebbe mai potuto giungere in Italia viste le limitazioni fisiche dei gasdotti e considerato anche quello che è il nostro fabbisogno. L'inadempienza sta costando all'Italia centinaia di milioni di euro di multa. L'Italia viene multata dalla Russia per l'inadempienza dei contratti capestro firmati da Berlusconi. Il costo di queste multe viene riversato sulle bollette che pagano tutti gli italiani con la propria utenza domestica. Il costo di queste multe è il biglietto che Berlusconi ha dovuto pagare per garantirsi la fuga in Russia nel caso in cui l'arresto nei suoi confronti divenisse esecutivo. Berlusconi non pagherà la fuga in Russia di tasca propria, i suoi capitali sono blindati, messi al sicuro in paradisi fiscali e intestati ai familiari. Sono gli italiani a pagare la fuga di Berlusconi. In questo momento, Berlusconi sta giungendo segretamente da Putin in modo da definire ogni aspetto del suo asilo politico, non è nemmeno garantito che torni in Italia. I magistrati sono colpevoli di non aver proceduto all'arresto cautelare motivato dal pericolo di fuga e quando la fuga di Berlusconi sarà divenuta certa, tutti i responsabili dovranno risponderne di persona davanti alla legge e non potranno scappare.